Ring, la tuta di Emtek pensata per i piloti professionisti ma anche per gli amatori. In tanti mi avete scritto per chiedermi cosa ne pensassi, però l'avevo analizzata soltanto staticamente durante un recensito. E allora adesso guardate cosa mi sono inventato per rispondervi. Ring Emtek. Bel corso di guida alla B-Karting ed ecco alla mia sinistra la sfidante, sfiderà se stessa, Angela Belingheri, per la sua prima volta su una mini GP, ma soprattutto la sua prima volta in pista. In passato soltanto Honda CBR 600 in strada e un paio di giri con una pit bike. E alla mia destra, rullo di tamburi, il nostro tutor in tutti i sensi, perché oggi ha il tutore, infatti si è appena fratturato, Tommaso Marcon, pilota, collaudatore Aprilia, pilota di Moto2 e oggi istruttore nella sua B-Karting. E poi al centro, eccomi, Maurizio Vettor, amante di tutte le moto, ma proprio tutte. Oggi cercherò di migliorare come sempre e andare un po' più forte. Come anticipato, la tuta Ring ve l'avevo già descritta staticamente in un recensito, però mi mancava di provarle, quindi adesso la proverò, ma intanto vi ricordo alcune caratteristiche, perché ricordiamolo, la tuta è comunque stata modificata e migliorata. Intanto certificazione in tripla classe A ed è realizzata in pelle di canguro e bovino e pesa circa 5,2 kg nella taglia 50. Le protezioni su spalle e su gomiti sono di livello 2 ed ecco, arriviamo poi alle interessanti modifiche. Intanto nella zona del ginocchio è stata resa più ergonomica e funzionale all'utilizzo in pista, quindi è diventata più pistaiola e meno turistica, meno stradaiola, ed è stata migliorata anche la qualità dello slider. Poi la chiusura dei polsi e delle caviglie sono state assottigliate in modo da non interferire con l'utilizzo dei guanti o degli stivali. E poi la chiusura dei polsi ora è una zip flat lock autobloccante. Cosa interessante, la tuta può ospitare vari tipi di imbottiture termiche grazie al ben noto C-System e poi è anche utilizzabile, quindi è già predisposta per l'utilizzo di airbag elettronici tipo Alpine Stars Tech Air 5. Altra cosa molto interessante, abbiamo un doppio strato di pelle sui fianchi e sul retro del pantalone, zone maggiormente esposte in caso di scivolata, e poi abbiamo le cuciture doppie e rinforzate che sono realizzate con un altro processo Safety Seams. Le cuciture inoltre sono doppie e rinforzate, tutta garanzia della sicurezza in caso di una scivolata o di un impatto. Allora, Tommaso, noi i giri di prova li abbiamo fatti, adesso ci devi bastonare. Sei crudele. Sui mille errori crudele, che abbiamo fatto. Perché crudele? Allora, intanto. Intanto stai rosicando. Bellissima rosicazione, rosicamento. Perché non puoi girare. Non posso guidare, mi state veramente. Però fa caldo, dai. Nonostante stia morendo di male, comunque rosico perché volevo guidare. Vabbè. Comunque, allora, tu si vede che. Magari non guidi tutti i giorni perché magari ci hai messo due giri per entrare a ritmo, però la postura in moto è perfetta, fai tutto benissimo, quindi vai via con un filo di gas. Angela, te, io ti ho guardato benino, devo dirti, secondo me la prima cosa su cui possiamo lavorare è la posizione dei piedi, che li terrei un po' più in punta, okay, per avere un po' più controllo, e poi lavorerei anche sulla posizione del culo perché ce l'hai super super centrale, ok? Sembri quasi un po' conservativa, diciamo, spaventata, forse, non so, anche il primo turno non è facile. Prima volta in pista. Prima volta in pista, allora beh, è permesso. Come battesimo, è permesso, è permesso, è permesso. Io se fossi in te inizierei a provare a concentrarmi prima di ogni curva, pensare proprio adesso esco con il culo, okay, e andare fuori. Perché vedrai che la moto ti gira mille volte più facilmente e secondo me riesci anche a toccare il ginocchio proprio in poco tempo. Primo esercizio, adesso rientriamo e ci fai fare e cerchiamo di migliorare. Allora, adesso andiamo alla curva 2. Ok. Ok. E ripetiamo la curva 2 finché Angela non vomita. No, adesso terzo giro. Continuiamo a fare curva 2 perché tu soprattutto devi lavorare molto sulla postura per apprendere qualsiasi cosa servono almeno 2000 ripetizioni. Mm-hmm. Io è dal 2014 che faccio curva 2, almeno
1700 miliardi di volte. Quindi a settimana. Quindi mi fa ospitare per i prossimi sei mesi, ospiti alla Bicardi. Esatto. E quindi andiamo a curva 2 e facciamo un bel po' di curve 2 in modo che tu ogni 10 secondi hai la possibilità di fare la stessa curva e provare la postura. Ok. Ok. Vai. Proviamo, entriamo, dai. Partiamo. Casco e si va. Sono riuscita anche a sdraiarmi, quindi i complimenti me li sono meritato. Sei giusto? Ha fatto un bel lavoro. Volevi forse copiarmi? Sì. Volevi forse copiarmi? No, dai. No, poi colpa vostra perché non mi avete battezzato. Ti ho detto, ti devo strisciare sull'asfalto. Allora, intanto, avevi mai toccato con il ginocchio a terra? Nel parcheggio una volta. Ok, sì. Però comunque ti ho vista molto molto solida, quindi complimenti. Grazie. Molto meglio adesso con lo spostamento del culo. Hai visto quanto la moto gira più facilmente, sì. Ok? Soprattutto perché se tu sposti il culo, puoi fare meno angolo, ok? Perché prima ti vedevo, eri costretta per fare le curve a dare un sacco di angolo alla moto, stavi sempre sull'edge ed era facilissimo cadere. Sì. Adesso sei caduta per un altro motivo che non c'entra con questo, però così sei molto più sicura, diciamo, quindi molto brava. Adesso però, siccome il tuo compare qui è andato via con un fio di gas, troviamo qualcosa per dargli fastidio. Dai, impegniamoci. E adesso ti faccio fare un esercizio che ho sempre fatto io per migliorare la mia precisione, visto che comunque tu con la postura sei a posto. Okay. Lavoriamo sulla precisione e la ripetibilità, d'accordo? Okay. Perché sai benissimo che per andare forte in pista devi battere sempre sulle stesse traiettorie, gli stessi punti staccati, devi essere impeccabile. Okay. Quindi adesso io ti faccio un mini percorsino, okay? Non giriamo su tutta la pista. E con un cono, ok, te lo metto sempre più vicino al bordo della pista, tu devi passare sempre lì dentro, okay, finché non diventa spazio monetina. Va bene, proviamo, dai. Ok, ci sta? Va bene, va bene. Vai. Io ti guardo per ora. Okay, no, provi anche tu. Ah, provo anch'io. Certo, okay, che provi anche tu. No, no, allora, provi anche tu. È una sfida questa. Tu fai finché te la senti, lui invece okay, lo vogliamo. Ok, ci sta. Va bene. Vai, proviamo, andiamo, dai. Let's go. Basse. Orecchie basse? No, dai, scherzo. Sei stato bravo. Sei stato bravo. E non sono mai contento di me, quindi sempre la guerra. Ma ci mancherebbe altro, se no non migliori mai. Però devo dirti, bravo. Pensati se tu lo facessi 5 giorni a settimana. Che bello. 5 ore al giorno. Ma ci sto provando. Alla pensione. Lavoro sempre meno e mi alleno sempre di più. Quanto sarebbe più facile essere sempre più precisi e ripetibili, ok? Pensati di arrivare alla Quercia a Misano, sapere che devi staccare i 100 metri e staccare giusto ogni volta i 100 metri e si fa così. Tanto dobbiamo andare a Misano prossimamente, esatto, quindi si fa così. Devo dirti, mi sei piaciuto soprattutto verso la fine, quando te l'ho stretto molto, hai risposto bene e senza perdere velocità, cioè sei comunque stato molto dinamico, quindi passato a pieni voti. Adesso altro esercizio o cosa? Adesso secondo altro me altro esercizio. Siccome guarda, no, siccome ci fa girare. Ti dico, siccome vi vedo un po' stanchini di fare gli esercizi, che avete voglia di girare. Di girare. Secondo me, visto anche i 34 gradi modestissimi di temperatura, fatevi un po' di giri liberi e cercate di vedere sia con il lap time che abbiamo preso prima, sia con i feeling vostri, quanto siete migliorati. E niente, raga, andate dalle sigle di gas. Io vi guardo con la lacrimetta e basta. Se non ci fermava Tommaso, noi continuavamo a andare, a girare, no? Fino a sparare, come sempre. Vabbè, intanto. Sì, cattivo, no. No. Come sempre. Grosso miglioramento. Per lei è più sicura, si diverte. Secondo me si stanca a metà di come si stancava all'inizio.
ovviamente vero, eri più forte, ma soprattutto mentre all'inizio eri incerta, molto okay, incerta, adesso, cioè, secondo me, se uno ti vede da fuori dice questa è una che va in pista, questa da un bel po', voglio dire, una che va, e, una, no, e ti diverti, si vede anche da fuori, sì, e stai andando parecchio più forte. Okay, grazie. Okay, penso che tu te ne accorga da dentro anche. Sì, 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 mi okay, sono divertita assolutamente. Io aspetto che ti riprendi, che mi devi insegnare a entrare io in curva senza chiudere il gas. Esatto. Io voglio arrivare lì, poi okay, tutto il resto. Okay. Allora torna tra un mese e mezzo, bene, quando la mia clavicola sarà salda. E ci divertiamo. E ci divertiamo comunque anche te meglio. Mentre all'inizio passavi un colpo, prendevi il cordolo, un colpo non lo prendevi, un colpo eri un po' più approssimativo, okay, diciamo. Sempre bello, ma un po' approssimativo. Adesso inizi ad avere una disciplina che tu pensa che qui magari è un metro, ok? In un autodromo che è lungo 5 km, il metro magari diventano i 3 metri e alla fine del giro magari sono 50 metri, 100 metri in più che hai fatto, che in termini di tempo magari è mezzo secondo, un secondo. Quindi fa la differenza. Bene, dai. La prova in pista l'abbiamo fatta. Abbiamo provato la moto, abbiamo provato il nostro fisico, ma abbiamo provato anche le tute, perché poi avevamo raccontato anche quello, perché tanti ragazzi si aspettavano anche un feedback e un parere, e devo dire che poi le mini GP, le moto da 10-12 pollici come questa si prestano particolarmente, si prestano per testare il limite della tuta, magari non tanto in caduta come ha fatto lei, vabbè, cadi a bassa velocità, però per la postura, perché in una tuta guardiamo l'estetica, lo sappiamo, l'ergonomia e poi anche la qualità, la sicurezza. Ecco, l'ergonomia su moto come queste si percepisce tanto. Devo dire che io ho una 50 da uomo, tu poi racconterai che hai una 44 uomo, perché quella donna ancora non c'è. E devo dire che dopo i primi 10 minuti che si è un po' adattata, non ci sono particolari punti che mi danno fastidio, nonostante non sia una tuta su misura. Io sono andato in negozio, l'ho provata, mi andava bene questa. Ovviamente il paraschiena non ho il parapetto, però la tuta è predisposta anche per l'airbag, sì, stile Alpine Stars. Poi anche questa zona del collo è molto morbida, sì, anche nelle, ovviamente con queste moto dove ti muovi molto non mi ha dato, di solito sempre dei rossori, non mi ha dato fastidio. Poi esteticamente, perché, per esempio, la sua è bellissima, questa colorazione, sì, qua. Loro hanno fatto questo colletto veramente intelligente, ok? Che non ti gratta sul collo come gli altri. È comodo, è comoda e protegge. Protegge molto. Sì, sì, è vero. Poi secondo me hanno anche alzato, adesso andrò a controllare le saponette, sono diverse, comunque sono più alte dalla prima che avevo. Sono più alte. È vero? Che avevo sono più provato. Alte e in quella nuova c'è anche lo strap nuovo, ok? Ah, ah, questo qua? Quello lì, ok? Prima era fatto in modo diverso, adesso è in pelle, molto più carino, secondo me. Cioè, per me, io sono belle, vestono bene, quindi esteticamente voto 10. Quella che uso io in pista ovviamente è su misura, certo, ma queste del negozio, che sono quelle con cui ho fatto la 24 ore insieme alla mia fidanzata, devo dirti che per me è 100%. Concordo con voi, io ovviamente non ho la vostra esperienza perché è la mia prima volta in pista, quindi anche la prima volta che indosso una tuta, però effettivamente è molto comoda. Io indosso una 44 da uomo, attualmente il modello da donna non è ancora disponibile, lo sarà in futuro, però è comoda. Per chi come me non ha particolari forme da contenere, la 44 è perfetta. Ricorda quanto sei alta e quanto pesi. Non si chiede mai il peso di una donna. No, beh, scherzo, sono 1,68 per 50 kg. Beh, allora, cara Angie, noi andiamo a girare, salutiamo il nostro amico e ci dispiace. Grazie. Piano, perché è tutto fatturato. Sono tutto rotto. Vabbè, tante buone cose, noi andiamo a girare e tu ci guardi. Divertitevi voi che potete. Giriamo, ciao, 24 grazie, ore raga, anche noi. Bravi, bravi, bravi. Ragazzi, mi sono dimenticato una cosa importantissima. Venite a trovare Tommy alla Big Karting, eccolo qua. Tra l'altro, come vedete, essendo infortunato, è qui tutti i giorni. Sì, che non lo trovate qua, potete riempirlo di domande, consigli, è sempre qua ormai, non si muove più. Dropped pin B-karting. Bene, allora, B-karting tutti i giorni, al pomeriggio, sabato e domenica, al mattino. Esatto. Trovate qua anche lui, venite a girare con le ovale 12 pollici, ci si diverte. B-karting, mi raccomando, venitelo a trovare. Ciao raga, ciao. Grazie.